siamo in un periodo, non direi di recessione, però con l'aumento delle materie prime e dell'energia le cose si stanno facendo molto più difficoltose. Anche a livello comunale abbiamo degli aumenti importanti e ci salteremo fuori. Speriamo bene che abbia il sopravvento il senno all'odio, e quindi ucraini e russi a breve tempo smettono di combattere, di ammazzarsi fra di loro, che poi alla fine sono fratelli, e lasciano il posto al dialogo, alla mediazione e alla rinascita sia dell'Ucraina soprattutto della Russia. Lei ha ricordato anche alcuni partigiani che sono ancora in vita. Sì, ormai purtroppo sono pochi perché sono tutti oltre novantenni, però sono nomi importanti, importanti per la storia di Sassuolo, perché hanno rischiato la vita per dare a Sassuolo quella libertà che voleva, libertà dall'oppressione nazifascista.